Buongiorno ragazzi e benvenuti nella mia rubrica colazioni sportive. Oggi ci facciamo un bel pancake proteico, un pancake proteico fatto senza proteine in polvere, senza lievito, senza nulla di chimico, ma solo ingredienti naturali. Vediamo un po' cosa andiamo a mettere nel nostro pancake. Gli ingredienti che utilizziamo per il nostro pancake proteico saranno questi. Allora, ci sarà uno yogurt Delta, 170 g di yogurt Delta, zero grassi. Latte di riso, ma può andare benissimo anche latte di soia o latte di cocco, anche latte comunque scremato. 50 g di farina d'avena. Andiamo poi a mettere un uovo intero e poi un albume. Volendo potete usare anche due uova intere che va bene per questo pancake. E poi andiamo a dolcificare con della stevia liquida. Ok, stevia liquida è perfetta, è naturale per il nostro pancake. Quindi questi sono gli ingredienti per fare il pancake. Adesso vediamo proprio come si fa. In modo pratico e veloce, lo mettiamo poi sul fuoco e vediamo un po' anche quanto tempo ci impieghiamo per farlo. Poi dopo vediamo anche come guarnirlo nel finale. Farina d'avena. Andiamo a mettere un uovo intero. E poi mettiamo un albume. Ok, cose. Ok, poi mettiamo qua. Opplalle. Poi andiamo a mettere il nostro latte di riso. Andiamo a mettere lo yogurt greco. In questo caso qua. Poi questo yogurt greco apporta, è di 170 grammi, e lo yogurt greco apporta circa 16 grammi di proteine, quindi è un ottimo alimento per chi di noi si allena. Vediamo bene. Così. E poi per dolcificare mettiamo un po' di stevia, qualche goccia. Cose, qualche goccia di stevia. Poi frulliamo il tutto. Volendo potete farlo anche, se non avete il frullatore, potete farlo anche in una scodella e mescolare a mano. Però comunque con il frullatore è tutto più comodo e tutto più veloce, viene, diciamo, amalgamato meglio questi ingredienti, ok? Via. Ok, il composto è pronto per essere messo in padella. Ok, eccolo qua. Il composto si presenta abbastanza liquido e cremoso. Andiamo a versare il nostro composto su una padella antiaderente. In questo caso non usiamo neanche olio per andare a oliare la padella. Quindi andiamo a fare il nostro pancake. Ok, io li faccio di questa dimensione, quindi con questa quantità di composto mi verranno circa due pancake, ok? E lasciamo cuocere per circa 5-6 minuti. Il fuoco non deve essere troppo alto, se no rischieremo di andare a bruciare il nostro pancake proteico. Ok, vediamo un po' anche il tempo. Volendo possiamo chiudere il nostro pancake anche con un coperchio, in questo modo cuocerà prima, ok? Risulterà anche più morbido. Bene, dopo 4-5 minuti andiamo a vedere il nostro pancake e andiamo a girarlo. Ok, vediamo che si stacca. Ok, in questo caso qua così. Ok, si è staccato e adesso proviamo a girarlo. Voilà. Ok, lì si è rovinato un pelo, ma non importa. Il nostro pancake sta cuocendo bene. Lo lasciamo ancora magari 1-2 minuti da questa parte e poi facciamo l'altro. Ok, andiamo a mettere il nostro pancake nel piatto. Cose.
Ok, andiamo a fare anche l'altro. Eccolo qua, lì, quello più grosso. Bene, siamo pronti anche a girare questo. Ok, è quasi cotto. Quindi eccolo qua. Voilà, eccoci qua. Mettiamo lì, ancora un minuto e poi andiamo a far colazione. Eccolo qua, il nostro secondo pancake è pronto, lo possiamo togliere e lo possiamo andare a mettere con l'altro, ve lo giro così, così è anche più bello. Ok, perfetto, adesso andiamo a far colazione. Bene, eccoci qua con la nostra colazione sportiva, in questo caso fatta con dei pancake proteici. Questi pancake proteici vi apporteranno comunque circa 30-35 grammi di proteine. In aggiunta, la guarnizione è stata fatta con un cucchiaio di marmellato spalmato su queste fette di pancake che ho fatto in questo video. C'è un cucchiaio di marmellata. Il totale di questa colazione, aggiungendo anche un frutto di stagione, in questo caso una pera, vi apporterà circa 500-550 calorie. Poi io l'accompagno in questo caso con un tè e sono pronto per andare a lavorare. Ovviamente questa colazione è ottima anche come spuntino post-workout, ok? Quindi potete allenarvi, dopodiché mangiare, fare questo spuntino con un pancake proteico, un frutto. Ed è ottimo questo, come detto, questa colazione, questo pasto vi porta comunque un buon tenore di calorie, ideale per recuperare gli allenamenti e ideale comunque per andare a fare ipertrofia muscolare se questo livello calorico per voi è adatto al vostro fisico. Ma vedremo nelle prossime puntate anche colazioni per chi sta facendo definizione, quindi con un livello calorico più basso. Io spero di avervi dato comunque anche oggi magari una variante di pancake. Questo pancake, come avete visto, è molto molto facile da fare, è tutta naturale, non ci sono polveri, non ci sono ingredienti strani, non ho usato neanche olio per andare a cucinarli e quindi è veramente il top per uno sportivo. Dai, vado, mangio e vado a lavorare. Ciao ciao!